Agyanati Mirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshuru Militayena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Ya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Namne Gura Divisnamah E Krishna Karuna Sindhu Dinabhando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sutadevi Pranama Hari Priya Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Kesya Vasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavati Namo Namaha Pancha Kalpata Rubya Cha Kripa Sindubya Vacha Patitanam Pone Bhyo Vaishnavi Bhyo Namo Namaha Shri Gauranga Nityananda Shadvaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Offro i miei umili omaggi al mio Diksha e Shiksha Guru, Prabhupada Shila Prabhupada Goswami, ai miei Shiksha Guru e Dandava Pranam ad ognuno di voi, Jani Tai, Jani Mai. Allora, oggi termineremo la lettura del libro La bellezza del vero amore di Shripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj. Nel 1995 fui invitato, qui sta parlando Sadhu Maharaj della sua vita, Nel 1995 fui invitato in Sud America ed in Colombia. Cominciai a predicare alla gente. Mi amavano così tanto che realizzai fosse arrivato il momento di prendere sannyasi. Andai a Miami nel 1996 per prendere i voti e quella esperienza cambiò la mia vita per sempre. Non sono diventato un sannyasi per costruire grandi ashram, perché possedevo già molti ashram. Avevo già goduto di camere con aria condizionata, quindi non avevo neanche desiderio per quello. Ora servo l'umanità, dando un assaggio dell'amore vero che ognuno ha dentro il cuore, l'amore verso il Signore. Comprendo che questo è il mio vero dovere in questa vita. La mia ex moglie non fu sorpresa quando presi sannyasi, perché ero sempre stato in questa modalità. Ho sempre trascorso la mia vita in questioni spirituali. Non avevo un proprio interesse per gli affari. Se veniva qualcuno per predicare, dedicavo il mio tempo per quello. Questo è sempre stato il mio unico desiderio, aiutare le persone a migliorare la loro coscienza spirituale. Sin dall'infanzia era questo il mio desiderio. Presi sannyasi nel 1996 e viaggiai attraverso il Sud America. Venendo dalla Colombia e dall'Ecuador, andai verso il Cile. Lì c'era una grande università. Alcuni devoti vi organizzarono il mio programma. Quando arrivai dissero: l'argomento è questo. Non lo capii, però perché era in spagnolo e in un inglese difficile. Non ho mai memorizzato alcuno slogan e non provai mai a farlo. Prima perché ero nel Grihastha Ashram, poi presi sannyasi e improvvisamente cominciai a predicare. Chiesi: portatemi qualche libro della Bhagavad Gita o della Chaitanya Charitamrita. Per 4 ore cercai di trovare l'argomento e di prepararmi. Per ore non riuscii a trovare niente e cominciai a studiare. Poi il guru di quella zona disse: non ti preoccupare, renderò il tuo microfono molto silenzioso. Metterò la mia voce in spagnolo per tradurre e tu muoverai soltanto la bocca, così tutto andrà bene. Pensai che questa fosse veramente una buona idea. Così risposi: se non hai bisogno di me, vado a riposare. Per favore, bussa alla mia porta 10 minuti prima dell'ora di partenza. Molte persone vennero con me all'università. Quando la raggiungemmo, il preside e molti altri si presentarono con ghirlande per darmi il benvenuto. Ero stordito. Semplicemente entrai e mi accomodai sulla sedia. Dopo che ebbi trovato posto, vidi forse 200-300 persone sedute come pubblico, tra cui anche molti professori.
Non so cosa successe. Cominciai a pregare e dopo aver pregato parlai e ascoltai nello stesso tempo. Fu una lezione di 45 minuti, ma le persone chiedevano di più. Invitarono più studenti e professori nella nostra aula e fecero molte domande. Erano molto felici e soddisfatti. Il guru di quella zona mi chiese: "Che cosa sta accadendo?" Io risposi: "Non lo so. Siamo tutti strumenti. Quando è Krishna che agisce, ogni cosa accade molto piacevolmente." Da quel giorno in avanti non preparai mai niente di nuovo. Una o due volte ci provai, ma ottenni solo problemi. Non l'ho potuto fare. Krishna vuole dire qualcosa e quindi parlo, ma allo stesso tempo ascolto. Un'altra volta vidi anche la mia morte. Ero in Italia ed avevo la pressione del sangue veramente alta e sapevo che in mezz'ora avrei lasciato questo corpo. Sorridevo e pensavo che andava bene. Diedi un numero di telefono ai devoti e disse: "Se succede qualcosa, chiamate questo numero. Non vi preoccupate del corpo, fate ciò che volete. Non fatevi venire il mal di testa per questo." È una buona cosa partire con Krishna, ricordandolo e piangendo per lui, in amore per lui. Sono preparato in ogni momento. Dobbiamo preparare noi stessi per andare nella giusta direzione, verso l'obiettivo, non lontani dall'obiettivo. Non possiedo altri interessi che questo. Non ho alcun desiderio personale di costruire ashram o di accettare molti discepoli. Ero una persona veramente materialistica. Nacqui in una realtà prettamente politica e materialista ed era la cosa principale per me. Realizzai però che tutto ciò è come niente. Se non avevo soldi in vita mia, non li ho mai chiesti a nessuno. Giorno per giorno, in ogni momento, ogni cosa è arrangiata. Sono veramente felice di venire qua e sarò molto felice di non venirci perché non ho alcun attaccamento. Sono nella stessa felicità, venendo o non venendo. Tutta questa soddisfazione è solamente per misericordia. Perdere e vincere è lo stesso quando si guarda a colui che dà entrambe le cose, Sri Krishna. Quindi si può percepire questa perfezione solo quando vediamo che Krishna e sentiamo che Krishna muove tutto. Radha e Krishna ci stanno mandando ogni tipo di benedizione, e anche le prove lo sono, soprattutto le prove, proprio per purificare i nostri cuori e avvicinarci sempre di più a loro, al desiderio di servirli e di amarli puramente. Se nella vita spirituale possiedi ogni cosa, ma non amore ed armonia, allora è inutile. Meglio fare meno bhajan ed avere più amore ed armonia. Non è proficuo fare moltissimo bhajan e in seguito combattere contro tutti. Quale senso ha cantare ogni giorno 32 o 64 giri per avercela col prossimo? A cosa serve pensare io sono anziano e tu sei inferiore? Sii rispettoso verso tutti, ama ognuno, prenditene cura, cerca di unire il prossimo. Questa è la missione che mi ha dato il mio Gurudeva. Proprio questa umiltà, questo amore, questa dolcezza è quello che dobbiamo coltivare se veramente vogliamo che la Bhakti entri nei nostri cuori. Io amo tutti i miei confratelli, tutti i Vaishnava, tutte le anime. Questa è la mia debolezza. Loro non lo vogliono, ma quando vengono gli presto così tanta attenzione. Non mi preoccupo, me ne prendo cura, lo amo, lo faccio, faccio ogni cosa per loro. Non voglio che sentano che non mi sto preoccupando, che non mi sto prendendo cura di loro. Gli voglio dare il mio amore in pieno. Non do problemi a nessuno. Questa è la mia natura. Ho imparato tutto ciò dal mio Gurudeva. Non ho problemi con nessuno. Ogni giorno leggo la Bhagavad Gita e ogni volta scopro cose nuove. Imparo ogni giorno.
Sono uno studente, non sono un maestro. In ogni momento imparo cose nuove. Imparare è una bellezza. Voglio vivere in questa coscienza. Imparare è più bello che insegnare. Non voglio diventare qualificato per insegnare. Voglio soltanto imparare. Questa è la bellezza di prendere rifugio in Kishori, Sri Radhika. Cerca di andare a Vrindavana ogni anno. Non andare però all'Oi Bazar. Prendi il tuo japa e canta un minimo di un lakh, 64 giri. Senza alcun problema il prashada ti arriverà e dormirai piacevolmente. Devi dire, Kishore, sono venuto alla tua porta, sono venuto per arrendermi a te. Quando vai da tua madre e siedi sul suo grembo, hai qualche impegno? No, dici soltanto, non ho qualificazioni, voglio prendere rifugio sul tuo grembo. Sono diventato tuo. Così lei ti nutre e si prende cura di te e vedrai quanto cambierà la tua vita. Questa è la bellezza del vero amore. Riconoscimenti. È una gran cosa sedersi e scrivere per mesi, ascoltando un file audio. È tutta un'altra cosa avere questi testi messi insieme e crearne un libro. In nessuna circostanza sarei riuscita ad eseguire tutto questo da sola. In verità, senza l'immenso aiuto di persone care ed amici, questo libro non sarebbe mai venuto alla luce. Offro quindi a tutti loro la mia sincera gratitudine. Per primo voglio ringraziare il nostro editore, Chris Lober, che ha accettato di stampare il libro solamente vedendo un'immagine di Sadhu Maharaj. Non l'aveva mai incontrato prima, nemmeno ha alcuna idea su Krishna e la via della Bhakti. Nonostante che l'intero processo di scrittura abbia preso molto più tempo del previsto, Chris non insistette mai, né ritirò la sua offerta. Hanno anche collaborato una serie di devoti, qualche volta in uno sforzo all'ultimo minuto, procurando immagini o piccoli testi aggiuntivi sui santi. Ricordo Aripriya, Devidasi, della Germania, Kaurona Mahi, Devidasi dall'Italia, Govinda Das da Sud America, Gopika, Devidasi dalla Norvegia, ma ci sono probabilmente molti altri. Grazie mille a tutti voi. Al mio buon amico Dagmar Kosch della Germania, ha fatto una lettura all'ultimo momento, controllando in particolare gli errori grammaticali e l'ortografia. Grazie mille. La mia consorella Janava Devidasi mi ha aiutata negli ultimi mesi creando personalmente una magnifica copertina per il libro. È anche responsabile per l'impostazione, aggiunta delle foto e configurazione. È stato un vero piacere aver lavorato con lei. Ogni persona che conosce Krishna Chandra ha una nozione di quanto sia occupato ogni giorno. Prendendosi cura degli altri, dando lezioni, organizzando e partecipando a programmi, scrivendo e così via. A stento ha del tempo per un momento tranquillo da dedicare a se stesso. Ciò nonostante, con grande entusiasmo, ha collaborato alle opportune modifiche, probabilmente lavorando spesso fino a tarda notte, facendo un magnifico lavoro. Grazie di cuore a lui. Un altro collaboratore di talento è stato la mia anima gemella e mio marito Taruna Govinda Das, che fu coinvolto sin dall'inizio. Non ha scritto solamente il glossario in breve tempo, ma ha anche letto ripetutamente i manoscritti, ha aiutato col vocabolario, i contesti spirituali, la struttura delle frasi, eccetera. Deve essere anche menzionato per aver svolto tutte le faccende di casa per almeno 4 mesi, non lamentandosi affatto. La sua ispirazione è stata un prezioso regalo. Il mio cuore va come sempre a lui. Ultimo, come avrebbe probabilmente desiderato se glielo avessi chiesto, voglio dare il mio amore e profonda gratitudine al mio Gurudeva, Sadhu Maharaj, per avermi permesso di scrivere la sua storia. Innumerevoli volte l'ho chiamato, scritto email e fatto domande. Pazientemente e gentilmente ha risposto a tutte le mie richieste, senza mai preoccuparsi di quanto sarebbe stato pubblicato il libro, di quando sarebbe stato pubblicato il libro. Al contrario, mi ha ispirato dall'interno,
facendo fluire l'energia del lavoro e portando risate e felicità in ogni angolo di casa nostra. Prego di poter essere sempre connessa con Lui. Bene, abbiamo finito la lettura di questo fantastico libro, grazie anche a chi l'ha tradotto in italiano, Sridhar Prabhu, e preghiamo di poterlo incontrare molto presto. I santi, le persone che hanno dedicato la loro vita alla conoscenza di sé, di Dio, della relazione che c'è tra l'anima individuale e l'anima suprema, sono persone molto rare. E ognuno di noi si interessa principalmente di godere, di sfruttare, di utilizzare questo mondo anche sul piano della virtù, ma arrivare a contattare il puro amore, la virtù quindi trascendentale che trascende il nostro egoismo, i nostri interessi, è molto raro. E auguro ad ognuno di noi di poter cogliere questo desiderio nel cuore e di sentire che è possibile una realtà superiore, una realtà reale. Grazie, ci vedremo presto e se tutto va bene riusciremo a partire per l'India la prossima settimana e quindi farò le dirette da lì e vi renderò partecipi dei luoghi santi e se ce la facciamo incontreremo anche Sadhu Maharaj e chiederemo la sua misericordia e il suo aiuto. È sempre bellissimo prendere ispirazioni da questi devoti così immersi che hanno fatto della loro vita un vero capolavoro. E quindi ci sentiremo prestissimo. Rade, rade, il mio omaggio a tutti voi, un caro saluto e un abbraccio grandissimo.